è stata sottoscritta a Palazzo Lascaris una convenzione fra IREN, Ente Parco del Po e della Collina Torinese per sostenere la candidatura del territorio a riserva MAB UNESCO. L'obiettivo è quello di tutelare la biodiversità e valorizzare lo sviluppo sostenibile. La proposta coinvolge le aree protette del Po e Collina Torinese e l'area limitrofa, con oltre 60 comuni registrati come marchio Collina Po. Perché IREN ha scelto di supportare questa importante candidatura? Nella biosfera dell'UNESCO ci sono 631 parchi in 119 paesi, nel nostro paese ne abbiamo solo 10. Ebbene, noi riteniamo che questa sia una grandissima opportunità che deve avere una ricaduta anche sulle nuove generazioni e quindi non solo attenzione per uno sviluppo sostenibile ma soprattutto una nuova cultura della sostenibilità che parte attraverso le scuole. Perfetto. Quali sono i punti di forza del Parco del Po e della Collina Torinese per la candidatura UNESCO? Beh, innanzitutto il nostro fiume presenta delle riserve naturali e delle aree rinaturate anche vicino ai laghi di Cava nella zona del Carmagnolese, le bellissime realtà architettoniche che affacciano al Po in Torino, prima di tutto la Gran Madre e il territorio intorno ai Murazzi e il Parco del Valentino e poi ancora il fiume che si allarga alla confluenza con la Dora Baltea vicino alla città romana d'Industria, senza dimenticare i boschi, i faggi, le grandi aree boscate che sono sulla collina torinese. Queste grandi realtà di ambiente sono quello che noi candidiamo al MAB UNESCO.